Mamma mia, sono tutti così bravi qua a parlare, mi sento quasi un po' una contadina, devo dire. Sono... Grazie. Sono Tamara Lunger dell'Alto Adige e molto spesso mi sento tanto Heidi. E quindi mi sembra che la Heidi non sta bene in scarpe strette e a Francoforte, quindi ho deciso di presentarmi oggi proprio come sono e per questo mi tolgo anche le scarpe. Amo molto ad essere libera e quindi solo lì posso essere anche felice. Vediamo due alpinisti qua, Alice Atpara e Simone Moro, sulla cima del Nanga Parbat, 8125 metri d'inverno. Un'altra foto, di nuovo, Alice Atpara e Alex Chicon, sulla stessa cima. Abbiamo il 26 febbraio 2016 ed è il giorno della prima ascensione d'inverno sulla vetta del Nanga Parbat, che era uno dei ultimi due 8000 che non era ancora scalato d'inverno. Erano in tre sulla cima e manca qualcuno, che sono io. Abbiamo fatto un viaggio veramente lungo. Sono partita da Bolzano, da più o meno casa mia, e siamo andati al campo base del Nanga Parbat, che si trova su una quota di 4100 metri. Anche se in totale sono più o meno 50 ore di viaggio, e questo solo se tutto va bene, perché magari si sbuca una gomma, magari si rovina la macchina, magari ci sono problemi con il permit della scalata o manca qualche materiale. Quindi è sempre un po' una cosa imprevista. E poi in queste 50 ore arrivi in un posto totalmente diverso. È un altro mondo, un'altra cultura, un'altra religione, un'altra temperatura e soprattutto un altro comfort, perché non abbiamo un bagno riscaldato lì al campo base, dobbiamo fare i nostri doveri in un buco di neve e sciogliere la neve per lavarci e così via. Tutto questo, dopo il viaggio, sei soltanto al campo base. E lì senza comfort, sei nella tenda, 11 metri quadrati, col tuo compagno di cordata, in questo caso era Simone Moro, di Bergamo, e ci troviamo veramente bene ed è anche molto necessario in una cosa così, perché sei assieme 24 ore su 24 e tutto questo tra delle temperature del frigo e del freezer, quindi non è la temperatura della stufa a casa. Ma durante tutto questo tempo avevo sempre questa frase dentro mio cervello: andiamo in cima, andiamo in cima. E nonostante tutti questi giorni di attesa, che erano 61 giorni al campo base e in totale la spedizione era 89 giorni, non ho mai perso questa speranza e sono sempre stata positiva. Dopo 50 giorni di attesa al campo base, finalmente è arrivato quel tempo bello che abbiamo aspettato tutti e siamo partiti dal campo base per andare in vetta del Nanga Parbat. Questa montagna è il nono, la montagna è la nona montagna del mondo e per darvi un'idea, se fai l'Everest da nord, parti dall'ABC che è 6200 metri e fai 2600 metri per arrivare in cima. Su questa montagna fai 4000 metri di dislivello dal campo base in cima, quindi è quasi il doppio. In più, la nostra montagna più alta d'Europa, il Monte Bianco, sta dentro 40 volte nel Nanga Parbat, quindi è incredibile grande. Siamo partiti dal campo base, 4100 metri, abbiamo saltato campo 1 perché ci sentavamo forti e abbiamo fatto due
1000 metri di dislivello per arrivare al campo 2. Per uno che è allenato super bene qui nelle nostre quote, se li fa in 2 ore, anche meno, il più veloce del mondo li fa magari in 1 ora, ma lì su queste quote abbiamo fatto 10 ore più o meno. Poi abbiamo fatto un altro campo sul campo 3, abbiamo fatto un'altra notte lì e poi siamo andati al campo 4, che è l'ultima notte prima della cima. Ed è un momento molto speciale perché hai aspettato così lungo e poi vedi la cima che è molto vicina ma anche molto lontana perché non hai nessun punto di riferimento. Ti mancano ancora 1000 metri di salita e si deve contare con 10 ore, circa 100 metri di dislivello per ora. E poi hai questo incredibile panorama davanti a te e ti senti soltanto orgogliosa perché sei una delle poche o dei pochi nella storia che avevano la fortuna di essere qua d'inverno al campo 4 che si trova su 7100-200 metri. E poi siamo partiti per la cima. Prima ci siamo alzati verso le 4 del mattino, ci siamo preparati 2 ore, riscaldato le scarpe, fatto dell'acqua e preparato. I primi due, Alex e Dalì, sono partiti verso le 6, me stessa alle 6.30 e Simone Moro poi alle 6.50. E già lì ho sentito che non mi sento così bene, non avevo il giorno giusto, ma ero così sicura che potevo andare in cima. E adesso vi faccio vedere veramente l'unico video che ho fatto lungo questa salita verso la cima, perché era talmente freddo che non avevo voglia di fare di più, ma per me era il momento più pieno di emozione, perché abbiamo aspettato per tanto finché ci bacia il sole. È talmente freddo lì che aspetti solo il sole. E certamente parlo in altoatesino lì nel video e quindi vi faccio adesso la traduzione. Ho detto adesso ho aspettato per 4 ore che mi bacia il sole e questo mi sa che vale qualche lacrima. È talmente freddo, avevamo meno 34 gradi e un vento di 45 km orari che sono meno 58 gradi sotto zero di percepito. Jetzt kommt es. Oh, das ist fast ein paar Tränen wert. Das Spiel war ja schon vorher. Und jetzt habe ich gleich die Minuten gezählt, bis endlich mal die Sonne kommt. Se vedete a muovere gli altri, sono quasi fermi perché si deve pensare che ogni 10 passi si deve fermare per 1 minuto di pausa. Quindi è tutto molto lento. Si ha tanto tempo per pensare durante la salita e poi questo desiderio di scalare questa montagna l'avevo già per 1 anno. Poi abbiamo fatto tutto questo viaggio, abbiamo aspettato 55 giorni al campo base e finalmente era questo momento dove potevo andare in cima.
Poi mi sono trovata 70 metri sotto la cima e dovevo fare una decisione. Mi sentivo vuota, senza forza, e ho vomitato durante tutta la salita, ma volevo tenere dura. E a un certo punto mi è venuto un flash nel cervello e mi ha detto: se adesso vai in cima non ritorni più a casa. Ed era talmente forte che non avevo neanche un dubbio cosa fare, perché so che in questo momento ero proprio me stessa, ero al centro della mia personalità, ero a casa, nel mio mondo, perché amo a fare fatica e amo di essere così vicino al limite delle mie forze. E poi non volevo mettere in rischio i miei compagni, perché sapevo, ho bisogno di un'altra ora per andare in cima. Se loro mi aspettano, poi diventa tutto tardi e metto in rischio tutti. Quindi sono scesa e durante la discesa dovevo veramente fare attenzione per non cadere, perché era talmente ripido e dovevo concentrarmi per arrivare bene al campo 4. A un certo punto dovevo saltare un crepaccio, sono caduta per 200 metri e dopo i primi momenti della lotta contro la morte ho fatto la rinuncia dentro di me, ho detto: adesso sono morta, vediamo quando mi arriva questo colpo finale. Ma dopo 200 metri mi sono fermata, non so come mai, come era possibile, e vedevo solo questo panorama ed era solo mio. Era così bello che potevo vivere ancora questa emozione, ma non era tanto tempo per tutto questo, perché dovevo essere veloce per rientrare al campo 4, perché con queste condizioni non trovi così facile la traccia, perché sono dentro solo le punte dei ramponi ed era una zona piena di crepacci. Quindi dovevo essere veloce, con tutti i dolori, mi avevo rotto due legamenti qua. E così mi sono trascinata bene al campo 4 e ho aspettato i miei amici. Ma questa rinuncia mi ha portato veramente tanta ricchezza. Già prima ho fatto delle rinunce su altre cime e ho ricevuto la fiducia dei miei genitori. Poi ho rinunciato a un lavoro normale, con una paga normale, ma la vita mi ha regalato un mondo pieno di felicità e soddisfazione, di tanta avventura. E poi anche con questa rinuncia ho capito che questo valore che io ho portato a casa, che era la consapevolezza di questa voce interna che mi ha salvato la vita e che lo farà ancora, è molto più importante della cima. E poi siamoci sinceri, a volte si rinuncia anche a un ragazzo e arriva sempre uno migliore, no? E adesso vi dico una cosa che lo sanno solo in pochi, che era veramente un momento dove ero triste anche su questa rinuncia, che era al campo 4 dove mi dovevo congratulare con i miei compagni. E lì volevo anche essere io congratulata per la cima, ma non era così. La notte poi al campo 4 era talmente brutta, avevo male dappertutto, avevo i pensieri come posso scendere il giorno dopo al campo base, perché lì non volano gli elicotteri, sei un po' sola. E quindi durante questa notte questa tristezza si è trasformata in totale felicità. Felicità per la mia decisione e felicità per il successo dei miei compagni. E la grande lezione che ho portato a casa di questa esperienza è che, nonostante la mia rinuncia, solo con un team forte e unito puoi arrivare in cima dei tuoi sogni.
Grazie.